Allora ragazzi, rieccomi qua. Ho cercato un po' di risorse e il problema è che non ho trovato tantissimo, vi dico la verità. Adesso sto mettendo su un po' di cosucce, come potete vedere, a fare, perché qua eravamo rimasti a questo punto. Allora abbiamo da andare nelle varie, a parte la salute, che dobbiamo ripristinarla un attimo perché siamo nella M. Allora, praticamente ho preparato un po' di cosucce. Allora, intanto ci mettiamo da dentro e incominciamo a fare una cosa. Inventario, abbiamo da mettere queste, che sono 4, e vi spiego perché. Allora, una. Non mi piace, però aspetta un attimo, che se magari forse se mi giro così, no, è perché l'ha già messa, sì, me la sta già mettendo così, quindi va bene così, va fanciapetto. Poi vediamo un attimino. Allora, adesso andiamo di nuovo nell'inventario, prendiamo la nostra porta, purtroppo non c'è il... dove è finita? Ah, eccola qua. Ok, ah, eccola com'è la porta. Ah, ok, si apre e si chiude così. Ok, non è proprio una gran bella cosa, ma comunque ragazzi, ci possiamo anche stare. Poi ho preparato, andiamo un attimo qui, ne ho preparate 4 per adesso, perché purtroppo ragazzi non vedete, non viene, ma alla fine non viene malvagia, così. Ok, andiamo a vedere un attimino con se possiamo farne delle altre. 1, 2 e 3. Ok, 3 le abbiamo potute fare, le abbiamo fatte. Perché non me le attacca? Ah, ecco ragazzi, perché quindi possiamo metterle per adesso intorno, perché ci manca questo stronzologico qua, che purtroppo nella cassa non abbiamo, ne abbiamo una sola, ma noi ragazzi possiamo fare anche una bella cosuccia. Allora, intanto prendiamoci questa e mettiamo su ancora questa. Qua ne manca una, sì, perché non l'ho fatta, ma la andremo a fare. Andiamo immediatamente a fare una bella cosuccia. Ragazzi, ci vediamo tra 2 minuti, io vado sulle solite isole e vado a raccattare 2 cosucce. Allora ragazzi, rieccoci qua un'altra volta, con un po' meno vita. Mannaggia la spruvettina, il gnappolo. Allora, abbiamo quasi, vi dico quasi, ragazzi, concluso, ma purtroppo quasi concluso. Allora, avevamo inventario, vediamo un attimino, no, perfetto, no. Allora, facciamo così e ne creiamo un po'.
siamo anche, fermiamoci un attimo qua, ce n'è 9, magari sbastano, dobbiamo, ecco cosa dobbiamo fare ragazzi, perché se no non ce li fa mettere in gioco. Creare 1, 2 di questi, quindi andiamo nell'inventario, li mettiamo qua e dobbiamo metterlo qua, uno lo mettiamo qua e uno purtroppo lo dobbiamo mettere qua ragazzi. Poi ci dobbiamo spostare, ne abbiamo solo due, giusto, possiamo farne anche altre due per forza, perché se no purtroppo non ce li fa fare, giusto, non ci fa mettere proprio mezzi coglioni, però vabbè, non mi piace, ma va bene, cosa dobbiamo fare, purtroppo è così, altrimenti ragazzi non si può. No, ho sbagliato tutto. Andiamo qua, prendiamo le nostre pedane che purtroppo dobbiamo fare così. Adesso come potete vedere ci stanno così, così, non ne abbiamo più, vediamo se riusciamo a farne ancora una e due le facciamo, quindi una qua, due, ce ne manca una, ma porca la miseriaccia, porca, proprio per un pelo ci mancano, e forse ce la facciamo con questa, ragazzi, andiamo a vedere se riusciamo a prendere le altre cose, così almeno, oh guarda, tu sei mio, tu là ce la facciamo? No, ma manco per il cacchio. Vabbè, prendiamoci te e vaffanza aperto. Vediamo un attimo se riusciamo a farne una. Sì, di culo proprio, ragazzi. Chiamasi culo questo, ma proprio culo culo, ok, perfetto. Ragazzi, la nostra casetta è pronta. Non è bellissima, ragazzi, però abbiamo una bella visuale dalle nostre belle isole, abbiamo un po' di roba da andare a prendere esattamente là, sì, è paglia, ma comunque a noi ci serve anche questa, là ci sono delle tavole di legno, quelle sì che ci servono, quelle ci servono immediatamente, perfettamelo, ok, perfetto, qua cos'è, una cassa? Un tronco, mi sa che è un tronco quella schifezzola, esatto, un tronco, casse passano tutte lontane, le casse, e vabbè, che dobbiamo fare? Allora qua ci siamo ragazzi, la nostra casa l'abbiamo fatta, adesso poi piano piano, anzi andremo adesso a fare una bella cosuccia. Incomincerò piano piano a fare una, due e tre. E voilà. E ragazzi, incomincerò a fare in questa maniera, come ho fatto prima. Così. Perfetto. Ok. E toglierò anche questa. Così, ok, poi ragazzi andrò a togliere anche queste con calma, piano piano, perché adesso come potete vedere sta incominciando, purtroppo, sentite, se per togliere queste qua, allora facciamo una cosa, proviamo a vedere se possiamo togliere anche questa, ma mi sa di no, vedete, non riesco a capire perché non posso sfruttare.
comunque ci ho provato in tutti i modi, ho provato a schiacciare tutti i tasti, ma non c'è proprio nulla da fare, nulla, nulla, nulla. Quindi ragazzi, non si può. Allora, facciamo una bella cosuccia, ragazzi. La nostra casuccia, anzi, facciamo un'altra bella cosuccia. La scala di legno si potrebbe anche, ma la facciamo poi un secondo momento, perché per adesso non ci serve ancora. Io direi di fare una bella cosa. Andiamo a vedere il falò. Ci servono i tronchi di legno, ne abbiamo uno sproposito. Come fai a dire che non ce ne tronchi di legno? Abbiamo il nostro falò da fare e ce lo facciamo. Perfetto. E il falò, ragazzi, lo andiamo a mettere magari... ma perché non me lo fai mettere lì? Ok, lì. Così. Nell'angolo. Così togliamo questo qua. Sarà da migliorare, perché questo non è ancora migliorato, ma lo andremo a migliorare. Perfetto. Andiamo a vedere adesso di fare quello dell'acqua, che ci servono le assi, due di queste, il martello di legno ce l'abbiamo, ci servono le assi, ma le assi non le abbiamo. Mannaccia il cacchiotto. Mannaccia lo cacchio. Niente, andiamo a vedere se possiamo fare altro. Tipo la torcia la lasciamo lì. Avremo poi da fare questo, ma lo faremo in un secondo momento, ragazzi, perché dobbiamo mettere prima giù tutto l'ambaradan. Abbiamo da fare anche questo, che lo possiamo fare, lo possiamo fare, ragazzi. Ok, e poi andiamo a vedere per i nostri vestiti, ci servono le corde. Allora vediamo un po' di corde, no, non ce ne abbiamo. Andiamo a vedere un attimo. Allora, corda. Vediamo un attimo quante ce ne servono per fare i nostri vestiti. Allora, qua ci servono tre corde, queste ce l'abbiamo, e ci servono tre corde, ragazzi, per farci i nostri vestiti. Quindi facciamo che farlo è buono, così almeno siamo a posto. Ma dove sei, rompiballe di uno squalo? Gnappolozzo, stronzolo. Oh, la pistolazza gnappa proprio. Allora, no, qua dobbiamo andare. E cominciamo a farci, ragazzi, una sorta di casacca. Perché a noi ci serve anche... Forse questo, non c'è. Mannaggia la miseria, dobbiamo farci per forza questa. 5 di que ce l'avevo, ragazzi, ce l'avevo, e ma vaffanci aperto. Allora, niente, lo faremo e va bene così. Allora, intanto acqua, come se non ci fosse un domani, e lascia così, perché poi la dovremo spostare. Anzi, possiamo anche tenerla qua fuori questa, ma quasi quasi ne tengo uno anche fuori, così vediamo, dai, vediamo. Questo magari lo mettiamo solo la pedana sotto, lo cambio, perché giustamente se li batto su. Allora, dobbiamo solo vedere adesso anche cosa ci serve. Allora, 5 di queste, 5 di queste ce l'abbiamo, quindi non è un problema, perché ce li abbiamo, ne abbiamo 5 di questi e 12 di questi, quindi ce l'abbiamo tranquillamente per poterlo fare. Per fare questo qua, dov'è? Eccolo qua, ce ne serve 20 di questi e 5 di questi.
Di questi ne abbiamo solo tre, ma li facciamo, non è un grosso problema. Ci servono 20 di questi qua, e quello è il problema. 20 ci arriviamo, ma sudando. Ok? Allora, ragazzi, facciamo una cosa. Per adesso ci salutiamo qui. Io vi lascio tranquillamente, sicuramente farò dei bei tagli perché comunque ho fatto altre cose. Abbiamo equipaggiato adesso, comunque a parte che inventario, dobbiamo togliere questo gancio qua e mettiamo questo perché questo qua, magari con questo è un po' più, proviamolo un attimino, vediamo, è proprio un'ancora, magari va anche più lontano, infatti mi sa che va molto più lontano, ragazzi. E secondo me raccoglie un po' più di roba. Con questo siamo abbastanza a posto. Vedremo poi di fare tutte le altre cose. Perché ragazzi, io stavo pensando una cosa. Adesso stiamo facendo sta stanza qua, io sta stanza qua la voglio fare come laboratorio, capito? Perché poi metterò i banchi, metterò un banco qua e uno qua, ah, scusatemi, e uno qua, metterò la stanza così. E poi piano piano ci allargheremo da un po' da questa parte, faremo un'altra stanza e un'altra stanza la faremo da questa parte qua. Perché poi io credo di fare anche la mia camera, eccetera, eccetera. Faremo una sorta di scala che va su, qui verrà davanti la nostra terrazza che sarà collegata da un piccolo ponticello che andrà non fino qua, ma anche molto più in là per raccogliere le risorse. Quindi sarà una sorta di ponticello così. Voglio allargare un po' di più. Perché il ponticello, ragazzi, lo voglio fare davanti, come ho fatto questo. Voglio fare un'altra stradina qua. Quindi fare un'altra stradina e andare fino là in fondo. Vediamo un attimino, magari una sorta di ponticello la facciamo con la paglia. Adesso vediamo, vediamo come fare. E piano piano, ragazzi, io mi preparerò per fare le pedane così. Per fare pedane così non è difficile, ragazzi. Per fare le pedane, vi dico la verità, ci mettiamo molto meno tempo perché basta utilizzare queste che le andremo a mettere adesso a fare. E come potete vedere, ragazzi, per fare quella in metallo ci vanno una e cinque di questi chiodi qua. Quindi questi chiodi qua, ragazzi, ci va pochissimo a fare. Farò un'altra di questa, la farò qua, a fianco, proprio fianco, proprio qui. Toglierò questa, magari la metterò qua, che poi andremo a ingrandire perché le dobbiamo ingrandire tutte e due. Mettere magari due di queste qua e due di questi li mettiamo qua, ne farò un altro e poi pian piano ci portiamo avanti, ragazzi. Ok? E poi infatti volevo farvi vedere anche questo. No, ho sbagliato. Le pareti. Allora, le pareti, ragazzi, è più o meno uguale, solo che ce ne vanno invece che 5, 10 di questi. Ma questo non è un problema, perché facciamo abbastanza in fretta. L'unico problema è il ferro. Il ferro ci va tanto tempo per farlo. Non è difficile, ma ci va un po'. Andiamo a mettere intanto dentro questo, ok? Vi faccio vedere un'altra cosa. Per ingrandire questa qua, ragazzi, volendo la si potrebbe fare perché servirebbero 5 chiodi, 8 pietre e 10 di questi qua. Il problema è che non voglio ingrandirla adesso, ragazzi, perché ho già capito che purtroppo devo toglierla per mettere un'altra pedana qua sotto, quindi se
se noi la ingrandiamo, poi alla fine, quando metterò quella nuova, andrò a sprecare le risorse. Anche se lì l'ho già fatto, ma comunque va bene. Ok, qua c'è le reti che andrò poi a togliere, ragazzi, tanto queste sono reti alle prime, anzi quasi quasi faccio che toglierle, ragazzi, perché non le stiamo utilizzando, quindi me le fa togliere. Secondo me no. Ragazzi, me le fa togliere, vabbè. Non ho capito perché non mi fa togliere sta roba. È come sta roba qua. Non me le fa togliere. Non riesco a capire perché. Vabbè. Ok, ragazzi, facciamo così. Io vi saluto. E come sempre, un grosso bacione, un grosso abbraccio da Vivo Libero. Mi raccomando, ragazzi, condividete e tanti bei like sotto i miei video e aiutatemi a portare avanti questo canale. Ok? Ciao ragazzi, al prossimo replay.